abbiamo rincontrato qui Stefania Errede e Vito Ranieri. Ciao. Come mai in questa scuola? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che fondamentalmente Nazareno e poi naturalmente anche Francesca e Alessia sono in primis degli amici. Quindi comunque abbiamo deciso abbiamo creduto in loro, abbiamo creduto nel loro lavoro e quindi abbiamo deciso anche di supportarli con la nostra presenza qui e con la nostra immagine all'interno della scuola. Noi qui insegneremo salsa in linea, livello 1, livello 2, salsa New York style e ogni mese terremo degli stage di pachanga, stage di cha-cha, tutto quello che comunque concerne il nostro settore. Oye mi ritmo va bueno para que puedan gozar. Vito, vuoi spiegarci che cos'è la pachanga? La pachanga è caratterizzata da un movimento pelvico e sostanzialmente anche da alcuni shine, quindi dalle pressioni sul pavimento. È uno stile molto molto interessante anche perché aiuta molto nell'utilizzo del corpo. Tu lo fai assieme a me, va bene? Quindi facciamo una cosa, facciamo un esperimento. Un esperimento solo? Oye, yo vine pa ver que es lo que aquí está pasando. Gianni, insegnante di salsa cubana. Da quanto tempo insegni salsa cubana? Allora, facendo due conti, diciamo che siamo nel 2012, questo è il decimo anno, festeggio 10 anni di insegnamento di salsa cubana a Bari e provincia. Qui quali giorni insegni? Allora, qui quest'anno stiamo facendo il corso intermedio e attualmente il corso è mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22 e prossimamente dovrebbe partire anche un corso base, ovviamente negli altri giorni. Gianni, mi parli un po' del sito Salsa Puglia? Certo, allora salsapuglia.com è un portale di riferimento per tutti i ballerini perché su questo sito, diviso per province, praticamente possiamo trovare tutte le scuole, tutti i locali, le informazioni sui DJ, le discografie degli album, quindi testi, ascolti, CD, tutte le novità da questo punto di vista anche musicale, e attualmente è uno dei siti più visitati in Italia. Abbiamo qui con noi la maestra Samira, insegnante di danze orientali. Ciao Samira. Ciao, ciao a tutti. Qui invece alla nostra sinistra invece che abbiamo? Allora, qui c'è una piccola rappresentanza delle ragazze che io scelgo nel corpo di ballo. Daniela, Marzia e Monica. In realtà ne mancano altre due. Raccontaci come hai iniziato a ballare, da quanto tempo balli? Io ho iniziato per caso perché in realtà io volevo imparare a suonare la darbuka, che è uno strumento arabo, una percussione araba. Però il corso era pieno e lei mi disse, mi incitò proprio a iniziare il corso. Io ero un po' restia all'inizio, poi però ho continuato con la danza e la darbuka la sto studiando adesso. Quindi è successo esattamente la cosa opposta. È una danza che non ho più lasciato e ora è il mio lavoro. Senti Samira, mi sai dire che cos'è la Tribal Fusion? Ecco sì, la Tribal Fusion è uno stile di danza, fa sempre parte della danza orientale però è più moderna. È nata negli anni 80 ed è uno stile che unisce diversi stili di danza, quindi dalla danza orientale all'afro, al flamenco, oppure anche adesso anche all'hip hop. Quindi è una danza che sta andando di moda e la vogliono far tutte e infatti sono i corsi che mi vengono più richiesti proprio quelli di Tribal, e anche lo stile, quindi l'abbigliamento è diverso ed è un po' l'opposto della danza orientale tradizionale. Quindi noi nella danza orientale tradizionale, la danza del ventre, usiamo molti lustrini, paillette, invece nella Tribal Fusion la donna è un po' più guerriera, un po' più forte, quindi meno dolce. Quindi quest'anno la riproponiamo alla All Dance? Quest'anno la riproponiamo alla All Dance e riproponiamo, cioè facciamo sia insomma Tribal Fusion che il corso di danza orientale tradizionale. Di Samira, per dare un'idea, ci fai vedere uno shimmy? Facciamo vedere una vibrazione, lo shimmy delle anche, la dedichiamo al pubblico, la fai anche tu.
Ok, muoviamo le gambe e le anche e vibriamo. Scivi delle anche, c'è. Alessia, insegno danza e pilates. Ciao, sono Gianni, maestro di salsa cubana. Antonella e Jonathan, Zumba Fitness. Veronica, insegno danza classica. Nazareno, insegno baby salsa. Azzurra, insegno baby dance. Mirko, insegno ballo da sala. Noi invece siamo Stefania e Vito, della compagnia di ballo Vito e Stefania. Insegniamo salsa in linea e salsa New York style break on two. Francesca, insegno danza moderna, hip hop e balli di gruppo. Porque esto es África. Insomma ragazzi, una cosa è certa, alla All Dance ci si diverte. Ciao, alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Le telecamere del Movida TV Latina saranno presenti sabato 27 ottobre a partire dalle ore 21:30 presso il Mulata per la festa della scuola di ballo Hall Dance. Mercoledì 31 ottobre presso il Ranch a Bitritto per la notte di Halloween, ospiti speciali Swing Eyes, in collaborazione con le scuole El Barrio e Kumbalaye. Venerdì 9 ottobre al Magic Tumbao per lo spettacolo dei Tropical Jam. Questo programma è stato offerto da Danza e Spettacolo, Via Piave 145 Bari. Yo Good, nuova apertura, Via Luigi Galvani 6R, a Bari.